sale dal cuore. Come? Con ardore, candore, di stile cantautore. Caro ascoltatore, la canto con calore struggente. Un mix ramazzine, cocciante e cosciente. Che serenate ne han già scritte tante in tanti. Con sentimenti e intenti differenti, con pianti, lamenti, accordi struggenti. Ricordi, ne hanno scritta una per Francesca che non si trovava, per Giulia che era brava, per Silvia che ignorava che Luca si bucava, per Anna che sapeva fare all'amore, per Gianna che aveva un coccodrillo ed un dottore. A Marinella volata su una stella lassù, e che i due pali ci aveva fatto Lisa dagli occhi blu. Così dopo signora lì è passerotto non andare via, con la mia dedicata alla Maria. Ricordo quando l'ho incontrata al parco 7 anni or sono, vestita in verde con quel suo profumo buono. Stava con un mio amico che mi ha chiesto: me la tieni? Devo andare all'aeroporto e lei non va d'accordo tanto con i cani. Non ci sono problemi, fidati di me, che intanto che tu vai facendo e chiacchiere. E anche se a quei tempi ero poco più di un bebè, sono corso a casa mia con la Maria a farmi un tè. Il tè e l'ho baciata, prima l'ho conquistata con un tubo Perugina. Dalla mattina fino a sera siamo stati insieme e stavo troppo bene, sebbene m'era venuta una fame immane da pesce cane. Mi sono fatto topparini col salame ed un tegame di pasta al pesto. Del resto dopo mangiato Maria si bacia con più gusto. Mi sono addormentato poi verso sera, mi sono svegliato e lei era finita, finita chissà dove. Volevo tornare al parco ma piove, va, e già il mio cuore si struggeva. Dopo da allora l'ho sempre cercata continuamente, ma purtroppo di qua con la legge è latitante. E certe sere che mi sento solo e stanco, come Caruso schiarisco la voce e intono un canto. Maria!